Si chiama Voci di Dentro, il mensile confezionato da alcuni giovani redattori guidati dal direttore Francesco Lopiccolo e con gli scritti e la collaborazione dei detenuti delle case circondariali di Pescara e Chieti per narrare quello che accade dietro le sbarre e per portare fuori dal carcere i racconti di chi domani uscirà provando ad essere una persona migliore. Questa mattina alla presentazione dell'ultimo numero del periodico intitolato Benvenuti nell'inferno dei vivi. Questo numero prosegue, è sulla linea dei numeri precedenti, sul numero precedente sul jacuzzi di luglio, questo di settembre è invece è la continuazione e quindi c'è di nuovo il carcere raccontato, disegnato, fotografato, descritto dalle persone detenute che fanno cronaca e raccontano quello che accade, come si vive all'interno del carcere, com'è la quotidianità giorno per giorno. C'è gli articoli che parlano delle docce, gli articoli parlano del bagno, della cella, della domandina, c'è il racconto diretto interno di quello che avviene. L'importante è che si mantenga il contatto con la comunità esterna, è uno dei fattori previsti anche dalla stessa normativa ovviamente, che si mantenga il contatto con il mondo esterno e la rivista è uno di questi esempi. Questa rivista ormai dura da tanti anni e coinvolge sia il carcere di Chieti che quello di Pescara. Vi partecipano tanti detenuti, nel carcere di Chieti di cui io sono direttore parliamo di 10-15 detenuti, partecipano sia come redazione e scrivono loro stessi gli articoli e prendono anche contatto, come è accaduto poco tempo fa, anche tramite il sistema di Teams, Skype, anche con personale esterno per redigere questi articoli. Oltre questo progetto è anche un'occasione per articolare dei corsi all'interno dei nostri percorsi trattamentali che possono insegnare ai detenuti anche a scrivere, a parlare, a rapportarsi con il mondo esterno.